Signori, buonasera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E anche questa sera saremo insieme per parlare di storia, di identità, di tradizioni, ma soprattutto parleremo di cultura di altissimo livello. E per poter presentare questo argomento, per presentare l'ospite che ormai è di casa da noi, vi faccio passare un brevissimo video. Che la fu l'ultima volta che oggi vi sta Marietta. Marietta che è la innocente. Che se ne è ida con Carmela. Che nessuno sa più che fine ha fatto. Noi stavamo accusciate come sempre. Tra un rano e l'altro, cominciamo a sentire chiacchiere risate, cominciamo a sentire parlare in giafro. E ci stavano due, più di questi scausacani che ridevano, e si stavano a zecchiare a noi. Noi non capivamo niente di quello che dicevano, però noi avevamo capito che ce ne avevamo a scappare, che questo sì che l'avevamo inteso. E allora Marietta scappetta una via e Carmela scappetta un'altra. Me giretti e correvo come fa l'usurgio, come fa l'usurgio quando la serpa si sacchiappa e toglietti la cappella di San Michele e io dentro che la cappella mi hanno nascosto. Mi sono nascosta a chi lo canduccio, chi lo piccolo, chi lo stritto, a dove capevo e dove dovete pure arrugliare tutta quanta. E dicevo, stiamo andando a chiesa, i francesi non ci facevano cosa, ma che si sente italiano solo pure se parlano in giafro, che cosa la bonna fa, sempre la chiesa è. Chi non mi aveva detto? E continuava a parlare in giafro. E avevo capito che non se ne importava niente che stavo dentro a una chiesa. Non se ne importava niente. E allora venite vicino. E ho una puzza, la polvere, lo sparo, il sudore, rovino. Cominciai a non avere più niente, non so me. Non metterti la mano sotto alla pacchiana. Cominciai a farci il strascino. E ci ubicai. E ancora, e non so ficcava buona, e strascinai, e mandaliavo, e ci ficcai, e mi pigliavo una risata, e risata, e ridevo, e chiagnevo. E chi ne sia andato? Era la prima faccia erano morto innanzi a me, che l'aveva ucciso. Voi l'avete mai visto? Uno che accirete. Cara, innanzi a voi.
però, il spillone me lo sono ripigliato. E non si cacciava manco buona, non si cacciava buona. Perché sciulava che ci stia pure lo sangue. E poi, guardi San Michele, ci dicete, San Michele, tu pure sei acceso il demonio. Io pure ha già acceso lo male. E mo, tu, va la Jupata Terna, Ericel, che io ha già acceso. Per me salvai un'ora. Perché io, oggi, ho già perso Carmela e Marietta. E sono Mariucciola Brillante. Avete visto in questo breve video Loredana Terrezza che ha recitato un brevissimo passo, abbiamo fatto passare un brevissimo passo della recitazione di Loredana Terrezza sul tratto dallo spettacolo Voci, Canti e Suoni dell'Arte dei Briganti in Terre di Lavoro e parlava in lingua sangiorgese, quindi in lingua laborina di San Giorgio. E perché? Perché questa sera parleremo di un argomento molto delicato, molto importante. Il titolo l'avete visto? I Placidi Cassinisi, l'alba della lingua italiana. E ne parleremo con uno dei più grossi studiosi della materia, di Sessa Urunca, e ormai si può dire che lo possiamo salutare come un fraterno amico. Ciao Rosario, come stai? Rosario Ago. Ciao Claudio, buonasera. Tutto bene, tu come stai? Grazie bene, per bene. Il fraterno amico. Ma no, di tutti noi. Io ti considero qualcosa più di un amico e in questi anni ce lo siamo dimostrati a vicenda. Ma poi anche i nostri spettatori apprezzano molto i tuoi interventi, non ultimo quello là che abbiamo fatto sul libro meraviglioso che è scritto su Taddeo da Sessa. E quando ti chiesi di parlare dei Placidi Cassinisi, tu non hai fatto altro che dire sì, subito, quando vogliamo fare? Perché è una materia che ti senti molto tua, senti molto vicino alla comunità sessana, e per quale motivo? È una, diciamo, iniziativa presa negli ultimi anni anche dalla Prologo di Sessa Urunca che oggi presiedo, e quindi è ormai un argomento che ho voluto approfondire, ma sicuramente non mi posso considerare uno dei massimi esperti sull'argomento, però diciamo che è uno dei fiori all'occhiello della nostra città, un argomento che per molti ancora... Una persona molto umile, diciamo allora che conosci bene l'argomento, dai. Diciamo che conosco bene l'argomento, ecco. È un argomento che per molti è ancora sconosciuto, ma che stiamo cercando, grazie anche ad una collaborazione con il Touring Club, Club di Terra di Lavoro e l'Università degli Studi Luigi Vanvitelli, di promuovere non solo a Sessa Urunca, anche nelle terre del Placido, sia Capua e Teano. E con la Proloco abbiamo già organizzato una serie di iniziative proprio volte alla diffusione di questo argomento e di questo momento storico così importante per la nostra città. Al limite poi ne parliamo alla seconda parte della trasmissione per quello che state facendo e quello che farete. E molto importante, sai la novità, adesso al Bivio di Monte Cassino, tu conosci il Bivio di Monte Cassino da Cassino, no? Che sale sopra. Hanno messo un epigrafe, una lapide dove c'è il famoso, eccolo adesso, il famoso testo Che le terre. Che le terre, sì. Come in maniera molto azzardata di poterlo dire come mamma della lingua italiana. Però forse non siamo a questi livelli, però si può dire che siamo all'alba della lingua italiana, perché il primo testo volgare scritto da noi, poi nell'alta terra di lavoro, e quel tempo si chiamava Terra Laboris, tra l'altro, che già aveva abbandonato il Campania Felix, avevano abbandonato il Liboria e il Liguria, che anche se poi Liguria era un po' più nella zona dei Campi Flegrei, Lago Patria, ai confini con il territorio tuo, ma parliamo proprio di questo primo testo volgare.
E adesso in molti sono sensibili a questo argomento, boh, chi per motivi politici, chi per altro, però alla fine dico sempre, come dici tu Rosario, e come dico pure io, l'importante è che se ne parli, come sei stato bravo a rimettere in piedi il Taddeo da Sessa che era un po' messo nel dimenticatoio, state facendo una bella operazione di questi placidi cassinesi. Vogliamo cominciare a parlare dei cenni storici, come nasce, quando nasce e per quale vicenda? Allora, innanzitutto partiamo proprio dalla etimologia della parola placito. Placito, altro non è che una sentenza, una sentenza che però, a differenza delle precedenti, viene trascritta in volgare, cioè una lingua parlata dal popolo, quindi non solo dalle persone erudite. Questo in un certo senso serviva anche ad arrivare più facilmente al popolo che altrimenti non avrebbe potuto comprendere il senso di questa sentenza. E tutto avviene nelle terre appunto cassinesi, in particolare a Sessa Aurunca nel 963, stiamo parlando quindi di mille anni fa, ma ci sono anche altri due, anzi altri tre esempi sia a Capua che a Teano. Possiamo dire, Tutto questo Rosario, un avviene. attimo, che quando parli di Prego. terre cassinesi, noi qua a Cassino siamo i Cassinati, abitanti di Cassino, quando si parla di terre cassinesi, tutte quelle sotto la sfera di controllo del monastero di Monte Cassino, quindi per quello si intende Assolutamente sì, cassinese. anche perché tra le altre cose, geograficamente parlando, dal monastero di Monte Cassino praticamente si vedono tutte queste terre. Tra l'altro, questa è una curiosità che ho scoperto proprio da poco, un paio di anni fa, la zona, precisamente Santa Maria Valogno, che è una frazione di Sessa Aurunca, che è poi quella contesa all'interno di questa causa, che poi termina con questa sentenza, il Placito, appunto trascritto in volgare, è una zona che praticamente si può, cioè da questa zona si riesce a vedere anche il monastero di Monte Cassino, nonostante ci siano tanti tanti chilometri di lontananza, quindi erano veramente le terre al di sotto, in un certo senso, anche del Come vedi, monastero di Monte Cassino. sto facendo passare qualche foto di quel posto che anche con le pipe che avete messo, quella tabella, che è un posto meraviglioso, da lì si vede sia Monte Cassino che Gaeta, che consiglio a tutti, che poi fa parte del cuore della vecchia villa laureana, no? O mi sbaglio? Sì, è una zona, facciamo una premessa, il comune di Sessa Aurunca è molto vasto, passa dal mare alla montagna, quindi è la zona alta, la zona diciamo delle torali, la zona delle Da montagne, dove si può Bagnole fino a ammirare. Levagnole fino a Suio, Terme. Praticamente sì, e quindi proprio pochi giorni fa parlavamo con alcuni vigili urbani che solo per percorrere tutto il comune di Sessa Aurunca ci vuole più di mezz'ora, quindi nonostante sia un piccolo comune, ma in realtà è molto esteso dal punto di vista territoriale, ci sono 36 frazioni, e una di queste frazioni. Si può dire 633 casali, mo so di meno perché Eh c'aveva levato sì, subito in realtà parecchio. ora sarebbero 36, quindi. E dicevo, quindi il Placito altro non è che una sentenza che per la prima volta si decide di trascriverla non in latino, che era la lingua diciamo, utilizzata anche in diritto, ma in lingua volgare. E questo è il primo, sono i primi esempi di trascrizioni di documenti ufficiali in una lingua parlata dal popolo e non una lingua scritta. È un po' come se oggi noi trascrivessimo in un dialetto una sentenza di un tribunale e non in lingua italiana, che è la lingua ufficiale della nostra nazione. Quindi fu veramente una rivoluzione in quel momento. E ci troviamo anche in un'epoca in cui, stiamo parlando di circa mille anni fa, si iniziavano a diffondere anche, appunto, col passare degli anni, poi vedremo esempi come la Divina Commedia, non solo, che diciamo, daranno poi un input decisivo anche allo sviluppo e alla nascita Oddio, della lingua italiana. oddio, Però tutto ha oddio. origine da queste sentenze trascritte in lingua volgare, fondamentalmente. Oddio, diciamo 3 secoli dopo la Divina Commedia, non è proprio. Tutto parte da quel periodo lì e forse sono stati, ripeto, i primi esempi di lingua volgare trascritta in documenti ufficiali, perché ovviamente noi abbiamo questa prova, questa
testimonianza ancora oggi conservata presso il monastero di Monte Cassino. Anzi, invito chiunque abbia la possibilità di andare lì, bisogna prenotarsi e chiedere di poter visitare l'archivio, però è comunque davvero interessante poter leggere ancora oggi ben conservati questi placci, sia di Capua, di Teano che di Sessa Aurunca. Parliamo un po' proprio della vicenda giuridica, parliamo di Sessa, poi se vuoi puoi anche accennare quella degli altri, cioè là era una questione di ma sostanzialmente, guarda, in sostanza quello che succede a Sessa è un po' quello che è successo anche nelle altre zone. In realtà il placito di Sessa riguarda una contesa che, come dicevo prima, riguarda una zona, una frazione di Sessa Aurunca, Santa Maria Valogno, che veniva contesa anche dall'abate Gaido. E che cosa succede? Ad un certo punto si decide praticamente di ascoltare i testimoni, si fa questa causa, insomma, cerco di essere abbastanza breve nel racconto, e alla fine però il giudice dà ragione all'abate, perché si dimostra in un certo senso, acquisita anche la prova, sentendo dei testimoni, che avevano avuto un possesso trentennale di questi terreni, e quindi il monastero di Monte Cassino sostanzialmente poi diventa proprietario di questa terra che si trova appunto nell'Odirna Santa Maria Valogno. La trascrizione poi, che noi tutti ancora oggi conosciamo, Sao co che la terra perché le fini che tebbe mostrai per Gualdo Foro che chi contento et 30 anni le possette, cioè dice sostanzialmente che quella terra che è stata posseduta per 30 anni in realtà diventa di proprietà del monastero di Monte Cassino. E sembra un episodio così semplice, ma in realtà indicativo anche di quanto avevano compreso anche in quel momento i giudici, bisognava arrivare a tutti. Oggi noi sappiamo benissimo che nel diritto bisogna che le leggi siano chiare, precise, che non debbano essere interpretate o malinterpretate. Quindi, in un certo senso, l'unico modo per arrivare al popolo era quello di utilizzare la lingua parlata dal popolo e non la lingua parlata da chi aveva avuto la possibilità di studiare. E quindi fu una rivoluzione iniziare ad utilizzare in un contesto come quello del diritto la lingua parlata del popolo. E ci sono state poi anche altre sentenze a Teano e a Capua, ma sostanzialmente, diciamo, lo scopo era lo stesso, tanto è vero che quella frase Sao che la terra diventa poi, diciamo, la frase che in un certo senso caratterizza le sentenze anche di Teano e di Capua. Diciamo che furono trascritte in due forme, una in latino, comunque quella poi ufficiale depositata era quella in latino, furono depositate assolutamente due, sì, però per la prima volta veniva fatta anche una trascrizione in volgare, proprio per cercare di rendere diciamo conoscibile anche l'esito della sentenza, ed è un qualcosa di, se pensiamo all'epoca storica, pensiamo anche a quel periodo, qualcosa di rivoluzionario. E fino a quel momento i documenti erano scritti in greco antico e latino, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Che poi tra l'altro, diciamo che prego. L'epoca pure dove ci furono fatti gli affreschi giù a Santa Maria in grotta di Rombolisa, no? Proprio quel periodo. Sì, più o meno ci troviamo intorno a quel periodo. Diciamo che in realtà noi ci troviamo casualmente ad avere la fortuna di poter dire che uno dei primi esempi di lingua italiana riguarda il nostro territorio, però sì, capita esattamente in quel periodo lì. E diciamo che proprio per questo motivo abbiamo deciso, proprio negli ultimi anni, insieme anche con il Turin Club, l'Università Vanvitelli, di far conoscere quali sono le terre in cui, in un certo senso, ha tratto origine, si può dire tranquillamente, la lingua italiana. Guarda, no, vai, finisci. No, dimmi, non ti preoccupare, prego. Farei dire che non è casualmente,
Rosario, da noi la civiltà non è che c'è passata, si è fatta. Poi devi capire che nel fine impero, il nostro territorio, già con l'impero romano, era quello tra, iniziava qui e finiva verso il Vesuvio, verso i campi Flegrei e Vesuvio, quindi anche nel Cilento, era il territorio più ricco, più importante al mondo. Quando ci fu la fine dell'impero, il Monte Cassino si edificò con San Benedetto lì. E ci fu, non dimentichiamo che ti faccio un esempio. La penisola italica vantava 20 milioni di abitanti, dopo le devastazioni barbariche si ridusse a 5 milioni. Poi ci fu un'altra cosa che l'amico Raimondo, che salutiamo, che cura la sigla e la copertina, mi ha detto, più, mi ha fatto riflettere, io ho verificato, che dopo la fine impero noi siamo stati devastati dalla famosa peste bubbonica, la peste nera, quella giustiniana, ma per quasi 2 secoli. E quindi che cosa successe? Che non erano non, una cosa strana che quei territori, le terre da Monte Cassino a scendere e anche a salire, furono bonificati da tutti i frati benedettini, che li riportarono in nuova luce e soprattutto coltivabili. Ecco perché spesso questi vantavano l'usucapione, perché anche se erano di proprietà privata, però questi li avevano abbandonati, erano grazie ai monaci di Monte Cassino che queste terre ricominciarono a rifiorire e a dare produzione agricola. Perché cioè, se ne parla sempre poco della peste nera. Pensa che Eugenio Maria Berger, forse uno dei più grandi, quel, più grande storico, studioso, che era archeologo dell'alta terra di lavoro, e disse che addirittura per 2 secoli lui, l'archeologo, non si è trovata traccia nella valle di Comino per come c'era la desertificazione causata dalla peste. Quindi non era un caso che forse i benedettini volevano vantare la proprietà di quei territori. Perché? Perché loro, grazie a loro, si ripresero le coltivazioni e si ribonificarono. Quindi non è che nasce per caso, anzi, per forza da noi doveva nascere. Io ho l'obbligo di dire che nasce per caso, non posso essere troppo di parte, anche se in realtà indirettamente si No, ma percepisce che lo sono, No, però. Rosa, non è che siamo di parte, la parte che viene da noi, scusami. Non siamo troppo di parte, la parte che viene da noi è la storia, non possiamo modificarla. Noi anche in questo. Diciamo che comunque in ogni caso stiamo parlando di territori che poi non sono molto distanti anche da Monte Cassino. Se noi pensiamo in linea d'aria, Monte Cassino da questa zona potranno essere una quarantina di chilometri, tutt'al più, quindi No, in un di certo senso, meno, molto di meno. E a piedi nei 40 forse anche chilometri, meno, sì, parliamo di probabilmente una sì. decina di chilometri dell'Emilia. 30, 30. Vabbè sì, forse, però In linea d'aria sono di comunque è meno. chiaro che in un certo senso c'era anche un interesse perché loro avevano il controllo anche visivo di queste zone, quindi in un certo senso Ma volevano. sai, attenzione, io l'altro giorno andando a fare uno dei tanti convegni qualche anno fa a Tropea, ho conosciuto uno con cui ci siamo relazionati in un convegno. Lui mi diceva che ancora oggi da Tropea partono per dare le decime 2 volte l'anno a Monte Cassino. Quindi i territori di influenza di Monte Cassino, se è patrono di Europa, se hanno civilizzato l'Europa intera e benettina, un motivo c'è, arrivavano ovunque. Assolutamente sì. Il fatto che le nostre terre, quella dell'alta, quella di Sessa, quindi quella della fine là, era sotto il balcone di casa di Monte Cassino, ma erano estremamente ricche e floride anche per questo. Ma per loro, grazie a loro, oggi, ancora oggi, ci sono delle prebende che vengono risolte nel Cassinate, dove tu, se vuoi prendere le terre, devi pagare, limitare la prebenda a Monte Cassino. Ancora oggi, non è una cosa. Ma se ci L'unica riflette, non è una sventura cosa. di Monte Cassino è stata la guerra mondiale, se mi posso permettere di fare questo piccolo inciso, che ha distrutto buona parte anche della biblioteca in maniera irreparabile, ma purtroppo questa è storia e non possiamo tornare indietro. No, assolutamente. Questo no. Senti, Rosario, tu che sei. Qui parliamo di un'epoca in cui c'era la dominazione longobarda, ma poi il giudice. Parliamo un po' della parte legale. Il giudice, chi è che giudicava? Allora, Dove venne fatto il processo, cioè il processo, diciamo. praticamente il processo avvenne nel castello ducale di Sessa Aurunca, il castello che ancora oggi è ben conservato, proprio di recente hanno approvato anche un bando per la ristrutturazione totale di questa bellezza che ancora oggi è ben conservata a Sessa Aurunca.
essendo lì sede sostanzialmente del tribunale un po' della contea, quindi tutto avvenne presso il castello ducale, dove tra l'altro per molto tempo, insomma, è stata sede di questo tribunale. E il giudice dell'epoca, giudice Maraldo, si chiamava, stiamo parlando del 963, ricordo anche il periodo storico, doveva quindi decidere questa controversia tra l'abate di, per essere precisi, l'abate di San Salvatore in Cocuruzzo, se non mi sbaglio, che era una frazione di Rocca di Rocca d'Evandro, del comune, diciamo, di È Rocca una frazione d'Evandro. oggi Rocca d'Evandro. C'è ancora, perfetto, perfetto. Lo era all'epoca, quindi quindi l'abate del monastero di questo San Salvatore e un certo Walfrid, detto anche Occi. E quindi, diciamo, sostanzialmente entrambi vantavano la proprietà di questo terreno, però poi il contenzioso, diciamo, si basò anche su alcune prove di questo possesso trentennale. Che fu testimoniato anche da alcuni testimoni che furono ascoltati, e questo consentì poi di prendere una decisione in favore dell'abate. Quindi sostanzialmente questo processo avvenne presso il castello ducale di Sessa Lunga. Tutto ciò poi fu appunto trascritto in questa sentenza, in questo placito, che afferma fondamentalmente che il problema era questo. Questo Walfrid diceva di aver ricevuto in eredità dal padre e dal nonno il terreno, mentre invece l'abate diceva sostanzialmente che erano stati donati al monastero, uno per vendita, l'altro per donazione, eccetera, eccetera. E quindi alla fine poi ci si rese conto sostanzialmente che si trattava di un unico fondo. Alla conclusione di questa ricognizione, un po' di tutto il terreno, diciamo, si stabilì con un'udienza successiva che in realtà il possesso c'era un possesso da più di 30 anni, di conseguenza il giudice accettò, cioè decise di sentenziare che il terreno era di proprietà del monastero. È interessante anche il fatto che si riesce ancora oggi a individuare la zona diciamo, della contesa, che è la zona che si trova diciamo, nei pressi del cosiddetto santuario della Vergine del Mirteto, che si trova proprio qui a questa zona di Sessarunca, Santa Maria Valogna. E diciamo, tra le altre cose, attraversando questa zona si arriva più o meno un po' nei pressi anche del fiume Garigliano, quindi diciamo ci troviamo anche un po' a confine, se vogliamo, tra le due regioni, insomma. Tutto poi, ripeto, fu trascritto e ancora oggi ben conservato, per fortuna, grazie ai monaci nell'attuale abbazia di Monte Cassino. Per fortuna, questi documenti sono stati conservati, lo dico con molta sicurezza, dal monastero di Monte Cassino, perché altrimenti probabilmente oggi non ne avremmo più traccia, sicuramente. Beh, Rosario, c'è da dire che quindi era un territorio di svariati ettari. Se parte Santa Maria della Malogna fino a Voce Garigliano era vastissimo. Allora, si trattava di un'estensione di circa 2-3 chilometri sostanzialmente e circa 4-500 ettari, se non mi sbaglio. Dovrebbero essere 480 per essere precisi, quindi la superficie totale è abbastanza grande. Ma sai, E oltretutto. scendere 400 ettari, in montagna sono una cosa, in pianura è un'altra. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che però, ripeto, addirittura c'è un testo che consiglio vivamente, tra l'altro per chi fosse interessato a approfondire l'argomento, il professore Domenico Proietti, professore presso l'Università di Studi della Campania Luigi Manvitelli,
che ha anche individuato proprio con una mappa la zona di questa contesa e lo consiglio. Se posso mostrarlo, io l'ho No, qui con io me, l'ho mi preso. farebbe piacere vederlo. Insomma, è un Sì. testo che parla appunto di quelle terre, cioè un po' delle zone del Placido. E tra l'altro il professore Proietti anche mi piace dire, insieme anche al Turin Club, probabilmente il motore pulsante di questo progetto, che ormai da 3 edizioni, dal 2018, va avanti qui a Sessa Aurunca, ma già da qualche anno anche a Capua, che in un certo senso ci consente di far conoscere, e speriamo di riuscire sempre di più nell'intento, un po' a tutti questa peculiarità del nostro territorio. E con lui, infatti, il primo anno, addirittura nel 2018, grazie anche al patrocinio dell'Accademia della Crusca, abbiamo avuto come ospite il professore Sabatini, che tutti conoscono perché è ogni settimana ospite in Rai per delle pillole Sì, di che poi italiano, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. io il professore che cito sempre perché lui in diretta gli chiesero sui dialetti, lui disse: sono quattro lingue prelatine greche che sono le quattro lingue madri: latino, greco antico, oltre dopo l'italiano, siciliano e napoletano. Quindi figurati come non posso amare, che non posso amare il professor Sabatini. Infatti è una persona veramente molto umile, molto alla mano, e venne in quell'occasione anche ad inaugurare un'epigrafe che poi abbiamo voluto in marmo, che abbiamo voluto porre sia sotto il castello ducale, che appunto aveva anche, diciamo, in un certo senso correva l'obbligo di mettere al di sotto di questo castello ducale questa epigrafe, e davanti al liceo classico, la sede del liceo classico Agostino Nifo, e proprio per l'occasione venne a Sessa Aurunca per un convegno sul Placido, e inaugurammo insieme con il Touring Club. E devo ringraziare anche per questa iniziativa uno dei promotori, forse il promotore prima ancora che della Prologo, l'avvocato Achille Maria Pellucci, console del Touring Club, perché si è tanto impegnato in questi anni, nonché socio pro loco, affinché la sinergia di queste associazioni, di questi enti, Pro Loco, Touring Club, il Comune di Sessa Aurunca, si sono succedute anche delle amministrazioni, ma hanno entrambe, diciamo, ritenuto che si dovesse lavorare affinché si conoscesse appunto il Placido di Sessa Aurunca. E ci auguriamo in futuro di poter realizzare sempre altre iniziative più interessanti. Proprio quest'anno è stato fatto un importante convegno che ha parlato un po' anche degli scrittori e delle scritture, di scrittori e scritture nelle terre del Placido. È stato anche un momento di approfondimento per conoscere i tanti scrittori del nostro territorio. Ma sai, quel convegno lo facevamo una settimana prima, una settimana dopo lo avete fatto quando venimmo a presentare il Gran Capitano, che non potetti venire perché era di sabato mattina e stavo lavorando. Alcune puntualizzazioni, quel tempo quindi parliamo di Suessa, si chiamava Suessa a quel tempo, giusto? A quel tempo si chiamava ancora Suessa, sì, e Innanzitutto quindi prego. chiedo scusa al professor Petrucci perché ho comprato il libro, ma lo devo ancora leggere, quindi chiedo venia, spero che se ci sta sentendo mi perdonerà, perché lo devo leggere. Te l'ho chiesto con tanto, proprio tu me lo consigliassi, ti chiesi che libro Forse doveva volevi dire il leggere. professore Proietti, no? Petrucci, Proietti, Proietti, ho chiedo sentito male. scusa, Sì. perché sono molto concentrato su quello che sta dicendo. E poi dopo, vabbè, comunque, fa la bellezza di questo. Di queste chiacchierate e soprattutto anche la mia imperfezione, quindi non sono una persona estremamente precisa, però è molto interessante. E una cosa che volevo che quindi qua siamo anche all'alba del feudalesimo, ma ancora non c'era il feudalesimo, perché se si parla di proprietà private, il feudalesimo ancora doveva avere. Stiamo parlando del X secolo, quindi considera che comunque. Perché Prego, prego, se finisci. c'era il feudalesimo. Io adesso non sono, è una riflessione che sto facendo, dovrebbe essere nato intorno al 1000 dalla nostra parte, perché se si parla di controversia tra privata e monaci, Siamo in pieno direi che medioevo. solo
il punto è questo, siamo al siamo in pieno basso medioevo. medioevo. E quindi praticamente ci troviamo comunque in un'epoca. Allora, quello che è importante comprendere di questo periodo, indipendentemente dal feudalismo, quello che tu dicevi prima, Posso è. sbagliare? È una cosa che io faccio l'alunno, lo scolaro che fa le domande stupide, ma No, certe io più che altro volte. io mi soffermerei sul fatto che in quel periodo storico, diciamo, io amo tanto il Medioevo, ma al tempo stesso. Ritengo che il Medioevo abbia in qualche modo bloccato anche l'evoluzione, la nostra cultura in un certo senso. Non a caso poi dopo con il Rinascimento riusciamo a superare un periodo buio, immagino anche ai crimini purtroppo della Chiesa, per i quali proprio Giovanni Paolo II, ricordo, una giornata del perdono, chiese scusa pubblicamente. Però ecco, se consideriamo un periodo così cupo da questo punto di vista, anche dal punto di vista culturale, e poi consideriamo addirittura un'intuizione di trascrivere una sentenza che magari poteva sembrare qualcosa di limitato a poche persone, in lingua volgare ci rendiamo conto di quanto questo placito è rivoluzionario. Quindi io mi soffermerei soprattutto su questo punto, cioè sull'importanza di un documento in un periodo così particolare. Oggi magari non farebbe differenza una cosa del genere, ma in quel periodo la differenza l'ha fatta, la faceva, insomma. Rosario, su questa parte dissento parecchio, ma faremo una trasmissione a parte. Per quanto mi riguarda, e non soltanto per quanto riguarda me, il Medioevo è stata l'alba del Rinascimento ed è stata forse la più grande L'alba, forma di, esattamente, l'alba. è stata forse la più alta forma di civiltà post-romana. Medioevo, quello che si è fatto a Medioevo era pieno di luci, non ombre. Lo stesso Newton, ma già a livello scientifico, a tutti i campi, già a livello scientifico, lo stesso Newton diceva che lui ha fatto quello che ha fatto perché ha camminato sulle spalle di un gigante che si chiama Medioevo. Per quanto riguarda i crimini della Chiesa, Giovanni Paolo II l'ha fatto, bontà sua, ma lì stiamo parlando di un'epoca invece dove di crimini forse la Chiesa si è fatta carico tante di quelle responsabilità che altri non valeva, se non c'era lei. Le cose andavano molto molto peggio. Calcola che No, ma io non sto. Allora, guarda, il discorso è i questo: processi non moderni si giudico basano tutto crimini. su, i processi moderni si basano tutti sui processi dell'Inquisizione. Pubblico ministero, Ma accusa, difesa, assolutamente questo, legale questo è ambiente. il discorso che faccio è semplicemente che in quell'epoca non tutti avevano voce in capitolo. Il punto è proprio questo: cioè cercare di arrivare al popolo, anche dal Ma punto di vista. la Chiesa dell'epoca si fece carico di fare la voce del popolo, perché se non ci fosse Esattamente. stata la Chiesa ci sarebbe stato E io sono convinto anche di dei sovranisti questo. sovrani, dei piccoli. Era terribile, eh? Attenzione. Io sono convinto anche di questo, che probabilmente tutto questo avviene proprio perché stiamo parlando di un territorio conteso dalla Chiesa. Sì, ma assolutamente, ma ti ripeto. Dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa perde molto più tempo. Questo è un giudizio mio personale. Sono cattolico apostolico romano, ma certe riflessioni le faccio. A chiedere scusa, che peraltro. Bisogna contestualizzare e bisogna ragionare con gli occhi dell'epoca. Ti ripeto, parliamo di epoca post-impero, barbarie, parliamo di un mondo dove lo Stato di diritto era abbastanza ballerino. Ed è abbastanza poi dedicata al libero arbitrio. Se non c'era la Chiesa, questo Stato di diritto, come lo conosciamo oggi, non ci sarebbe andato. Ma dobbiamo anche smettere di parlare delle Inquisizioni, forse sarebbe più bello concentrarsi sulle Inquisizioni. Andiamo a vedere con le Inquisizioni protestanti quello che hanno causato. La garanzia Ok. dell'Inquisizione è quindi, ma sarebbe mai, però è una materia che dovremmo fare in altro modo. Il Medioevo è stata, secondo il mio punto di vista, ma come tanti storici, un'epoca di luce e di splendore e di rinascita veramente. Se non fosse stato, non ci Di fosse stato il rinascita, Medioevo, però io parlo, il Rinascimento non ci allora, sarebbe stato. forse non mi sono espresso bene. Il punto è questo.
Grazie al Medioevo si arriva al Rinascimento. Prima del Medioevo probabilmente tutto questo era inconcepibile, non so se ho reso l'idea. Allora, anche una rivoluzione come questa, che nasce nel Medioevo, che poi viene portata avanti successivamente, grazie anche a tante altre iniziative, io prima citavo la Divina Commedia, ma in sostanza il senso è quello, cioè il Medioevo ha dato l'input. Ha dato, diciamo, ha fatto il primo passo. Scusami, ma la Divina Commedia è un'opera medievale, non è rinascimentale. Infatti stavo dicendo semplicemente che da un primo esempio come quello del X secolo, stiamo parlando solo di Sesto Lunga del 963, che poi oggi, diciamo, alcuni conoscono il Placido di Sesto, il Placido di Capua, i Placidi Cassinisi, come si vuole chiamarli, come è giusto che si chiamino soprattutto, ma tutti conoscono la Divina Commedia. Quindi, diciamo, mi viene da pensare in un certo senso e da ricordare che sicuramente la Divina Commedia vuole essere in un certo senso anche Ma il sai, primo vero testo che ancora sì, oggi vabbè, il primo vero viene testo, studiato poi in tutto il mondo, insomma. dobbiamo anche, vabbè, è il poema in assoluto, quindi io sto sempre in polemica con molti miei amici associati sulla questione di Dante, però cominciano a capire a cosa mi riferisco, ma certamente il sommo è Dante. Cioè, da noi bisognerebbe andare anche ad studiare Alberico da Sette Frati, perché Alberico da Sette Frati, come anticipò alcuni test, alcune cose che poi sono state libertate sulla Divina Commedia e Frate Alberico di Sette Frati. E poi, parlando un po' di questo testo, che è Le Terre, qui è presente dal punto di vista linguistico, è presente la K, che ti fa capire con la K che molto probabilmente le origini di quel volgare erano lingua osca, perché la K è presente nella lingua osca, o mi sbaglio? Sì. No, ma oltretutto noi qui per esempio parliamo di una zona, come dicevo prima, che poi abbiamo scoperto essere nei pressi di questo santuario del Metteto. Nell'epigrafe viene citata la scritta Ecclesiae Sancte Marie, leggo perché altrimenti non riesco a ricordarla, Ubi sunt ipse Pentome maiori, loco che dicitur palone, cioè in pratica ad ovest del fonte eliminato dal fiume Garigliano, eccetera, eccetera. Con questo voglio dire che comunque il testo viene, come hai giustamente detto prima tu, trascritto anche in latino. Però c'è questa trascrizione in volgare, ma al tempo stesso con delle dissonanze che fa capire in un certo senso che c'è l'interesse anche da parte di alcuni eruditi di iniziare a utilizzare la lingua volgare, ma di perfezionarla. E quindi in un certo senso è un po' come dire, sì, mi piace il dialetto di oggi, ma lo dobbiamo perfezionare, dobbiamo dare anche una sorta di regole. Poi ovviamente ogni lingua ha un'influenza che può venire non solo dal parlato locale, ma anche da tradizioni lontane, questo è poco ma sicuro. Ed è un po' quello che è successo anche con noi, ovviamente. Quello che Sì, mi fa ripeto. pensare, quello che penso, considerando che è stato fatto il primo testo in volgare, ci sono varie riflessioni da fare. Prima, molto probabilmente c'è stata una diatriba enorme, quindi c'è stata una ferocia dal punto di vista giuridico tra i contendenti enorme, l'abate da Montecassino e i vari proprietari terrieri. Cioè, e quindi proprietari, e quindi molto probabilmente c'è stata la necessità da parte del giudice di redigere anche dei testi in volgare per non far vedere che era di parte. Quindi ci deve essere stata veramente una disputa molto molto forte e molto accesa. Questo è quello che io penso. Seconda cosa, nonostante sia stato fatto al Palazzo Ducale di Sessa, poi anche a Capua e a Teano, cioè deve essere stata una sentenza molto equilibrata, senza conflitto dell'interesse del giudice, perché poteva tranquillamente far vincere la controparte invece che degli abati dell'abbazia di Montecassino, perché non è che questo processo si è tenuto a Montecassino, ma si è tenuto nel luogo, Il si può dire, castello degli locale di sconfitti, Sessa Lunga, sì. quindi diciamo tra virgolette degli sconfitti. Quindi
sarebbe stato curioso, sarebbe stato bello vedere le carte di quel processo, come sono andate. E se, qualche Sì. narrazione purtroppo non c'è, perché questo è quello che io deve essere stato veramente interessante poter capire e vedere come è andato quel processo. Una cosa che ti volevo chiedere, ma sia quelli di, perché noi, io sono stato a visitare quando hanno fatto il touring a Capua, che hanno presentato le giornate del tour a Capua dei Placidi, Capuani, Cassinisi. È stato molto bello, devo dire. Se il Palazzo Ducale di Sesta ha ospitato solo il processo tra i Sessani, diciamo, e tra il Monte Cassino, oppure ha ospitato anche i processi di Teano e Capo? Ognuno poi invece sono stati fatti là. Sai qualcosa di questo? No, allora, in realtà, allora, innanzitutto quando si parla di Capo, cioè di Teano, più che di Placido si parla di Memoratorio, che è una sorta di carta privata, cioè in realtà i Placidi sarebbero tre, il quarto è un Memoratorio, così è definito. Tant'è vero che ancora oggi si ricorda un Placido a Capua, uno a Teano, uno a Sesta e un Memoratorio lì a Teano. Che cosa vuol dire Come... memoratorio? Cioè, si parla di una carta privata, una sorta di memoria, ecco, memoratorio, questo è il significato sostanzialmente. E, ovviamente, mentre nel caso specifico a Sesta c'era questo castello ducale che ci consentiva anche, diciamo, di avere, come dire, un tribunale all'interno. Ad esempio, Teano aveva anche lì, c'era la contea di Teano, di conseguenza, lì se non mi sbaglio il giudice era Bisanzio, ora Bisanzio dovrebbe essere, sono stati redatti anche lì a Teano, un po' come le diramazioni, oggi noi nel foro di Santa Maria Capua Vetere abbiamo un solo tribunale a Santa Maria Capua Vetere, prima c'erano delle sedi distaccate, stessa cosa avviene con Capo, quindi... Diciamo, alla fine le cause si svolgevano nei luoghi che poi diciamo, corrispondevano anche a... Cioè, è un po' come un discorso di competenza territoriale. La competenza territoriale per la zona di Sesta Brunca era la contea di Sesta Brunca, quindi il tribunale che si trova presso il castello. Stessa cosa per Teano, stessa cosa per Capo. Quindi semplicemente... la scelta deriva dalla necessità di giudicare presso la zona di riferimento, ma questo avviene ancora oggi. Oggi se commetti un reato, piuttosto se vai in giudizio in tribunale civile per un terreno di Cassino, va da sé che andrai in causa davanti al tribunale di Cassino, per lo stesso Quindi motivo quindi. libri. Diciamo, si discussero le cause nei luoghi di riferimento, insomma. Quindi parliamo di principi di civiltà giuridica enormi. Quindi, che poi a quel Assolutamente tempo sì. non so nemmeno se c'era la divisione. Tu sei un uomo di legge, io no. Non so nemmeno se c'era la divisione tra diritto civile e penale come c'è oggi, ma non credo. Era soprattutto sul giusto. Ma allora, qui il discorso sarebbe molto lungo da fare. Diciamo che Era sicuramente un Il diritto periodo naturale, era medievale è un diverso dal periodo diritto naturale. particolare. Faccio una piccola premessa, ma il discorso è molto molto vasto perché, come hai detto tu prima, nel periodo medievale, che cosa succede? C'è la riscoperta del diritto romano, ma Certo. anche l'evoluzione del diritto romano che poi porta alla cosiddetta nascita del diritto comune. Il diritto comune, che è poi un diritto molto più vicino a quelle che erano le esigenze di quel tempo. Ma contemporaneamente al diritto comune nascono anche il diritto ecclesiastico, il diritto canonico. Ad un certo punto, diciamo, vanno anche in contrasto tra loro tutti questi diritti. Quindi da tutto ciò poi ne deriva, che iniziano praticamente a prendere piedi anche dei diritti particolari. Che sono i diritti dei singoli comuni, delle cosiddette università, adesso all'epoca così si chiamavano. Quindi tutto questo porta sostanzialmente alla nascita di vari diritti e Beh. alla necessità di regolamentare questi diritti. È un discorso molto molto vasto. Però diciamo che in quel periodo si inizia a prendere di nuovo consapevolezza della necessità
di avere un punto di riferimento, un diritto vigente, anche perché veniamo a seguito delle invasioni barbariche alla scomparsa del diritto romano. Per molti secoli il diritto romano era stato messo da parte e quindi ognuno faceva giustizia da sé. È un discorso molto molto complicato da fare, però puoi immaginare anche in che terra vacante il diritto, o meglio, gli studiosi di diritto iniziano a porsi il problema, e quindi a fare delle ricerche specifiche, per consentire poi anche di trovare un diritto vigente. Ma da lì, diciamo che parte un po' tutto, insomma. Il Medioevo, dal punto di vista giuridico, diciamo, è ancora, forse è ancora da studiare, perché tutto nasce da lì. Nascono i glossatori, nasce la scuola di Bologna, che poi ancora oggi noi sappiamo essere la prima università pubblica in Italia, e nasce anche sostanzialmente la necessità di avere un diritto che sia comune a tutti. Quindi, ripeto, il Medioevo dà l'input anche per il diritto, per la nascita di un diritto e di un codice, di un punto di riferimento, insomma, per tutti. Beh, Rosario, devo dirti che allora forse non l'hai visto, ti inviterò a vedere, ti invito tanto, sta su YouTube, la puntata che abbiamo fatto con il professor De Antonellis, se tu l'hai conosciuto, che ha curato il lavoro di Arcieri, Storia del diritto nel Regno di Napoli. Qui parliamo anche all'alba del Regno di Napoli. Il Regno di Napoli fu l'unico regno che conservò il diritto romano, che si contaminò con quello del barbarico. E quindi il territorio nostro, fino all'unità d'Italia, ha avuto, era quello che conservava le colonne portanti del diritto romano. E quindi anche al territorio di Montecassino, nostro territorio, ad alta terra di lavoro, a quel tempo Terra Laboris, conservava quel tipo di diritto. Ci furono comunque i nuovi diritti che portarono i barbari, i longobardi, ma che comunque andavano a puntellare quello che ancora esisteva, che era quello del diritto romano. Quindi io ti invito, poi ti mando il link a vedere la puntata con Con Gianandrea piacere. De Antonellis, di cui tu hai il libro, e ti consiglio di leggerlo se non l'hai ancora fatto, Sì, ma perché ti apre un già ho mondo letto. incredibile. La prima università è quella bolognese, sicuramente, ma quella pubblica, la Federico II di Napoli, fu la prima. Ovviamente sì, ovviamente sì, ovviamente sì. Vabbè, ma con me da questo punto di vista sfondi un portone aperto, perché sai benissimo Se tu hai fatto quel anche bellissimo quanto mi sono libro, interessato studiando Taddeo da Sessa, proprio della nascita dello studio bravo. partenopeo, Quando hai della fatto nascita Taddeo da dell'Università Sessa, di Napoli, quindi figurati. sì. Però è chiaro che apro e faccio un piccolo inciso sull'argomento. Diciamo, l'importanza della scuola di Bologna è stata quella di aver, in un certo senso, fatto comprendere anche a Napoli la necessità di avere un'università dove Sì, potersi infatti. formare e poter quindi a Federico II sostanzialmente Assolutamente creare sì. un insieme di persone erudite che fossero fedeli al suo regno, perché spesso, come Poi la avviene scuola. oggi, molti giovani sono costretti a andare fuori per studiare e rimangono fuori. No, Invece assolutamente. l'importanza dell'Università di Napoli è stata proprio quella di formare le Assolutamente. persone a Napoli e di farle restare a Napoli, farle diventare grandi a Napoli. Infatti Dico fu la Napoli prima. intendo a 360 gradi, cioè, ovviamente. E quindi l'importanza, diciamo, dell'Università di Bologna è stata quella di far comprendere poi al Regno di Napoli la necessità di avere uno Lo studio sai. a Napoli. Poi tu sai che c'erano su tutte le scuole, c'erano tutte le scuole pontificie che educavano, che si sostituivano a quelle romane. Poi arrivò Carlo Magno che creò le scuole palatine perché si accorse che i barbari dovevano cominciare a civilizzarsi non soltanto attraverso la fede e il cristianesimo, ma anche attraverso e poi nasce il concetto di università a Bologna, Padova, Parigi, e poi Certo. dopo arriva Napoli che è la prima università pubblica, quindi parliamo di cose importanti. Ma poi ti ripeto, il diritto fu contaminato da quello barbarico, però quello che ha conservato le colonne portanti del diritto romano fu quello del Regno di Napoli, fino al 1860. Poi è arrivato
è arrivato l'Unità d'Italia e ha cambiato tutto. Si è passata da un diritto naturale a un diritto basato sulle norme normative. Ti ripeto, leggi, Gianandrea ha fatto un capolavoro con quel testo. Io, infatti, adesso abbiamo fatto anche dei convegni, stiamo presentando questo libro perché veramente apre un mondo incredibile su quello. Perché quel testo lì, che tu, ti ripeto, leggi, parte addirittura dal diritto dell'antica Grecia che riguarda proprio il nostro territorio, la Magna Grecia, il nostro territorio, fino ad arrivare al 1848. E non è cosa da poco. Chi ha scritto quel testo ha fatto, a parte due prefazioni della tua, si può dire cara amica Spataro? Conoscente, sì. Cara amica, l'ho esagerato, vabbè, che comunque tu mi hai più volte dimostrato di stimarla tantissimo, è un testo veramente importante. Andiamo verso la conclusione, Rosario, tu come uomo di legge, come avvocato, figlio di avvocato, fratello di avvocato, quindi sei della famiglia di togati, dal punto di vista giuridico, a parte quello lessicale, ormai abbiamo visto che è quella osca e tutti. Che pensiero hai, soprattutto oltre ad essere rivoluzionario, ma anche a livello tecnico, è stato altamente innovativo? O oggi, secondo te, non siamo a quelle punte di civiltà giuridica? Siamo meglio o Ma peggio? Il io tuo pensiero? non mi posso pronunciare in questo momento storico, anche perché siamo all'alba di un nuovo governo, quindi veramente possiamo aspettarci qualunque cosa. So che è inevitabile, questo non lo so solo io, lo sappiamo tutti, una riforma della giustizia. Ce ne sono state tante, ma non bastano. Ci sono tante criticità nel diritto, nei processi, ne dico una tra tante, la durata dei processi interminabile, sia nel civile soprattutto, ma sta avvenendo la stessa cosa anche nel penale. Mi viene da dire, faccio una piccola parentesi, una delle riforme recenti della prescrizione dei reati penali, dei processi penali, farà sicuramente durare processi per anni e anni e anni. Una delle poche certezze che avevamo prima, grazie alla prescrizione, è che comunque il processo doveva finire entro un determinato periodo di tempo. Già nel civile ormai i processi durano decenni, perché tu puoi sempre interrompere la prescrizione. Ma ora con la sospensione, insomma, poi dovremmo fare una puntata a parte. Con quello che sta succedendo ora anche nel processo penale, credo che veramente c'è il rischio che ci troveremo davanti ad imputati a vita. E quindi io provo a immaginare, anche dal punto di vista proprio diciamo di un ragazzo che vuole, che ne so, fare un concorso e si ritrova ad avere un processo, un carico pendente per decine di anni e non è in grado di parteciparvi perché non c'è più la prescrizione, di conseguenza i processi durano una vita, devi attendere decine di anni che magari ti chiameranno in appello, in Cassazione e così via. Quindi c'è Rosario, bisogno di una riforma importante, c'è ma bisogno. di una serie di riforme, e credo che avverranno nel corso di tanti anni e probabilmente da queste riforme poi usciranno altri problemi. Quindi secondo me siamo ancora indietro, questo lo No, posso dire Rosario, con non è che stiamo indietro, ma tu si parla di riforme, c'è solo un problema grosso. Bisogna investire nella giustizia. Quello che se, il rapporto con il PIL, investimento nella giustizia, siamo circa un quinto, se non a un sesto, di quello che viene, che è la media europea. Se tu non investi, che riforma fai? Perché se tu hai accorpato i tribunali, li hai chiuse le preture, hai chiuso i tribunali, non ci sono i cancellieri, puoi fare tutte le riforme che vuoi, devi investire i soldi. Questo è il problema. Ma Rosario, se non ci sono investi i tante soldi. problematiche, guardi, sull'argomento, perché hanno fatto anche dei concorsi, hanno nominato nuovi cancellieri, per carità, hanno Perdi i creato anche l'ufficio soldi. del processo, che in parte dovrebbe aiutare a snellire il processo, ma ti faccio solo un esempio, giusto per farti comprendere un po' anche la durata dei processi. Non è possibile, è inconcepibile che da una sentenza di primo grado, quindi da una condanna in primo grado, parliamo del processo penale, passano ancora prima della riforma della prescrizione,
anche 6, 7 anni, 8 anni prima che ti chiamano in corte d'appello per fare una causa. Ma È investire. veramente inconcepibile. E questo dipende dal fatto che probabilmente, come hai detto tu, sicuramente c'è carenza di personale, ci sarebbe Di bisogno di molti giudici, più cancellieri, bisogna molti più uffici investire. che ti lavorano proprio tecnicamente, praticamente il fascicolo. E questo è il discorso, insomma. Ma poi ci sono tantissimi reati che in altri posti del mondo sono amministrativi, qua sono penali. E quindi mi sono Questo fermato. è giustissimo il ragionamento che fai tu, perché io penso all'abusivismo edilizio che io non ho mai visto nessuno, purtroppo lo dico anche non ho mai visto nessuna persona andare in carcere per un abuso edilizio, però ti posso garantire che mi trovo spesso in tribunale ad assistere nell'arco di una giornata giudici che hanno davanti, oddio, non in questi giorni, in questo periodo, perché per via del Covid hanno dovuto rallentare tutto, hanno dovuto mettere solo un tot numero di udienze, riparlo del foro di Santa Maria Capua Vetere, ma così un po' anche in altri fori. Però c'erano giornate in cui un giudice aveva davanti a sé 40 udienze, giudice penale, quasi tutte per abusi edilizi, che poi alla fine o si prescrivevano o comunque portavano ad una sentenza sospesa, cioè una condanna con pena sospesa. Quindi alla fine, come hai detto tu, tanto vale Ma qua pure le trasformarlo in multe. amministrativo, pagare la multa relativa, eccetera, eccetera, e risolvere il problema. Perché poi ancora oggi, in determinate circostanze, c'è la possibilità di sanare con una sanatoria anche un abuso edilizio. Il problema è che se nel frattempo interviene giustamente un sequestro, interviene anche una pubblica autorità, una forza dell'ordine, sei obbligato a seguire un processo penale, anche semplicemente per un qualcosa che si può sanare. Questo è il problema, sì, sono Sai, d'accordo con te. Rosario, abuso edilizio già potrebbe, ma qua io so che anche alcune multe banali vanno sul penale, cose anche automobilistiche. Poi molte volte la Può giustizia capitare dirà. magari che dalla multa è una reazione a un pubblico ufficiale, sì, può avvenire di Siamo. tutto, questo sì, questo di sì. Poi molte volte anche, voglio spezzare non soltanto. Voglio spezzare la seconda lancia a favore della giustizia e dei giudici. Primo, non ci sono investimenti sulla giustizia perché non si vuole che la giustizia funzioni. Questo è il mio pensiero, non è il mio pensiero da cui mi assumo le mie responsabilità, perché non è possibile, credo che siamo tra lo 0,3 e lo 0,4% di investimento del PIL. Siamo veramente a livelli bassissimi. E seconda cosa importante, ma la giustizia molte volte è costretta a sopperire alle carenze, alle mancanze dolose o colpose della politica. Perché molte volte la politica non vuole assumersi delle responsabilità per dirti abbattere delle case abusive o farle costruire le case abusive e deve intervenire o il prefetto o la giustizia. Quindi diciamo che è uno scaricabarile continuo, ma soprattutto la cosa più importante, bisogna decuplicare, se non dico almeno quintuplicare, investimenti per la giustizia. Le cose andrebbero già molto meglio. Io mi permetto di dire solo una cosa, un mio punto di vista, ovviamente, le Eh riforme sì, è dovrebbero ovvio. essere più tecniche e meno politiche. Cosa? Non ho capito. Le riforme, quindi anche la riforma della giustizia, Sì, dovrebbero essere più tecniche e meno bravissimo. politiche. E il problema è che negli ultimi anni abbiamo avuto solo riforme politiche, Dal che 92 in non poi. sempre hanno risolto il problema, anzi ne hanno creato anche di problemi. Quindi, No, dal fin 92 quando ci in poi. saranno dei politici ad amministrare anche cioè, io non so, forse perché non faccio politica attiva, credo che sarebbe sempre preferibile avere un tecnico e non un politico ad amministrare, però vabbè, siamo in un paese democratico, quindi No, ma il discorso, non allora lo possiamo io fare. chiudo questa parentesi, io abito a Cassino, ma Certo. ti sembra normale che un tribunale come hanno chiuso Fondi, Sora, un tribunale come quello di Cassino deve da solo gestire una densità popolosa che parte da Fondi a Sora? E avete chiuso le No, preture. ma Avete chiuso le preture. Le preture, no, mi hanno detto l'altra volta, no, ma le preture hanno chiuso perché il pretore aveva dei poteri incredibili che alla fine ti poteva, vabbè, però aveva. poi ora hanno messo i giudici di pace. Sì, In vabbè. parte hanno risolto con i giudici di pace, vabbè. Sì, però non ha comunque la valenza e No, l'autorevolezza che no, aveva un pretore, assolutamente. E assolutamente adesso no. mi avete chiuso anche i tribunali.
Cioè, tribunali di fondi o di sora, come fai a chiuderli? Ma questo è avvenuto un po' ovunque, perché ti faccio E l'esempio allora, vedi, di Santa c'è un Maria Capua problema. Vetere, oggi non ha sedi distaccate, c'è solo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Non nomino Sessa Aurunca perché non ha mai avuto purtroppo una sede distaccata del Tribunale, c'era Carinola, però faccio un esempio: nel capoluogo di provincia che è Caserta, oggi non c'è più la sede distaccata del Tribunale. È tutto a Santa Maria Capua Vetere. Sai, c'è sempre stata la tradizione Santa Maria, la città dei giudici, Sì, quindi vabbè, lì è è un altro sempre discorso. Ha stata. un senso, ha un filo logico avere tutto a Santa Maria e condiviso anche dai casertani. Però voglio No. farti comprendere anche la necessità di avere una sede distaccata in un capoluogo di provincia. La Questo è il ragionamento. tradizione era Santa Maria per i giudici e Sessa per gli avvocati, è sempre stata questa. A Piedimonte e Non a Matese ci caso, sta. in questo momento storico abbiamo un nostro concittadino come presidente dell'ordine del Foro di Ecco, Santa Maria allora Capua dobbiamo Vetere. presentare il libro di De Antonellis all'ordine degli avvocati di Santa Maria, perché quel libro è molto da leggere, perché è molto importante quel libro. Ma a Piedimonte e Matese c'è il Bene, tribunale? bene. Sì, allora Piedimonte Matese ora ha solo i giudici di pace. Quindi Ripeto, il vedi, tribunale si trova solo ed esclusivamente a Santa Maria stiamo Capua Vetere. parlando della più alta densità popolosa europea. Bene, Rosario, dopo aver fatto questo excursus contemporaneo sulla giustizia, che forse è meglio abbandonare, sennò altrimenti non la finiamo più, anche perché ho visto che tu sei un avvocato anomalo, perché da avvocato hai evidenziato delle criticità che di solito le mostrano i giudici, ma non certamente gli avvocati, e questo ti fa onore, vuol dire che conosci bene la materia e piace il tuo lavoro. Ma adesso andiamo a concludere su questa considerazione finale sui Placidi e poi su quello che voi avete in mente di fare per il futuro, quello che avete fatto, già hai detto, sia a Sessa e con gli studiosi, con l'Università Vanvitelli e anche con le altre associazioni della provincia. Se avete qualche cosa pure qui da me a Montecassino, insomma, chiudi a braccio su tutto quello che hai voglia di dire su questo argomento. Innanzitutto, proprio alcuni giorni fa ho sentito degli amici di Capua, ma spero di potermi mettere in contatto anche con Teano a breve, perché c'è un progetto proprio proposto dal professore Proietti, che, come ho detto prima, uno dei maggiori esperti, ma soprattutto la persona che poi ci ha traghettato anche in questo progetto di creare un percorso chiamato Le Terre del Placido, quindi legare in un certo senso questi tre comuni, Capua, Sessa e Teano. E stiamo cercando, insomma, di fare questo passaggio anche tramite le proloco, una sinergia che ci Bene. porterà probabilmente anche a organizzare altre iniziative, sicuramente. Dovreste E fare prego. qualcosa, mi quadrilatero, Teano, Capua, Teano, Montecassino, Sesse e Montecassino. Alla fine Perché no? Questa è una proposta che accetto volentieri e cercheremo in qualche modo di collegarci. Diciamo tecnicamente è più semplice organizzarsi all'interno della stessa provincia, perché poi le proloco hanno almeno quelle iscritte all'Umbria, No, all'Unione Nazionale delle ma là Proloco, hanno anche un Cassino dove dovrei. organigramma che ci consente di avere contatti diretti, però con Cassino abbiamo un legame e Ando con sicuramente Montecassino, dobbiamo assolutamente prendere contatti. C'è anche un'intenzione di arrivare nelle scuole, nel senso che il progetto del Placito nasce fondamentalmente per arrivare agli studenti, gli studenti almeno del liceo sostanzialmente. Io ricordo di aver studiato il Placito al ginnasio, quindi i primi anni delle superiori. E devo dire che c'è da parte anche dei dirigenti scolastici, Sessa Aurunca, un'apertura da questo punto di vista, quindi si parlava tempo fa anche di fare un premio, poi il Covid, diciamo, ha sospeso un po' tutto, c'era anche l'ok da parte della regione, un premio studentesco proprio per gli studenti meritevoli, dedicato al Placido di Sessa. Cercheremo di riprendere questo progetto, cercheremo di portare nelle scuole il Placido in modo tale da diffondere con le nuove generazioni anche il messaggio
di cultura e di diciamo, orgoglio del nostro territorio, che può vantare comunque una delle prime carte che ha dato poi origine alla lingua italiana. Beh, certo, parlare del nostro territorio vuol dire parlare di una dimensione universale, no? Vi ripeto, da noi la storia non c'è passata, ma si è fatta, si è scritta. E quindi tutto quello che riguarda la nostra terra ha una dimensione non soltanto locale, ma nazionale, ma addirittura universale. Quindi, a ripeterlo, noi dovremmo essere un po' più orgogliosi di noi stessi. Ovviamente questi progetti che stavo menzionando non possono esistere senza, o meglio, hanno ragione di esistere grazie al Touring Club italiano, Club di Terra di Lavoro, che è stato essenziale e fondamentale anche perché già da tanti anni sono impegnati a Capua. Sono i promotori anche di questa iniziativa, quindi devo dare merito a loro, al professore Proietti dell'Università Van Vitelli, alla facoltà di Lettere di Santa Maria Capua Vetere, all'avvocato Achille Maria Vellucci, che è il console del Touring Club, insomma, ad una serie di persone che si stanno impegnando per questo progetto che speriamo possa crescere nel tempo. Ma crescerà sicuramente nel tempo, ti ripeto, basta pensare che vengono da tutto il mondo a visitare Santa Maria in Grotte e gente che sta a 5 km non l'ha mai vista. Cioè, faccio un esempio così, la prima cosa che mi è venuta in mente. Non dimentichiamo, abbiamo un Decastino, il nostro territorio è troppo troppo importante. È una culla della civiltà autentica, non a chiacchiere. Basta vedere dalla parte di fronte a te, Suio, Plotino da Suio, che è ospitato i neoplatonici, cioè siamo. Stiamo parlando di cose incredibilmente grandi che noi, ti ripeto, ecco, abbiamo fatto il convegno a Sessa sul Gran Capitano. Stiamo parlando che con la battaglia di Sessa è cambiata la storia del mondo dei successivi secoli. Cioè, non dovremmo essere un po' più orgogliosi di quello che siamo. Permettimi di cominciare da me stesso e essere un po' meno provinciale, perché noi siamo quello che siamo e siamo sulle spalle di un gigante. Sessa in primis, perché ormai annoio le persone quando parlo di Sessa. Qua io c'ho Montecassino, ma è tutta la terra di lavoro, altra terra di lavoro che è incredibilmente grande. Niente, Rosario, io ti ringrazio di questa chiacchierata. E come sempre hai capacità comunicative fuori dal comune, in maniera molto semplice riesci a trasmettere dei concetti importanti e arrivano a tutti. Io per questo ti ringrazio e sicuramente ti disturberò per altre cose perché effettivamente è un piacere stare con te e è un piacere ascoltarti. Grazie di cuore e ci vediamo presto. Grazie a te per l'invito, grazie anche per questa bella serata e speriamo di risentirci quanto prima. E un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. E leggi il libro di Antonellis. Assolutamente sì.